Wow ragazzi, buon godetè e bentornati incredibili in quello che potrebbe essere, attenzione, il finale del chapter 1 di Indigo Park. Incredibile! Calcolate che sto registrando questo video, incredibile, dopo un minimo una settimana dagli ultimi due. Se ricordo bene eravamo arrivati in una zona dove c'erano degli scivoli, era tutto colorato, incredibile. Io continuo a non capire se questa è la Molly originale oppure una Molly 2.0, perché non è che si è capito molto ancora su Indigo Park, se è tipo Poppy Playtime o ci sono altri problemi sus. Poi abbiamo fatto quella parte con il videogioco che è fighissima e abbiamo conosciuto quella specie di puzzola viola che a quanto pare ha avvelenato Molly e nel gioco poi Molly ci ha attaccato, quindi probabilmente, non so se questo poi, sapete, no, si riflette su Indigo Park vero, quindi c'è una specie di veleno. Sarebbe fighissimo se fosse una mascotte stessa che ha creato un modo per rendere le altre mascotte violente, sarebbe carina come cosa. Però per adesso ragazzi mi sta piacendo veramente tanto sto gioco, tanto, quindi spero che si evolva. Sono curioso dei capitoli che usciranno ragazzi, non so se completeremo anche tutti gli orsacchiotti, tutti i peluche in questo video, al massimo non oggi, però prossimamente registrerò anche un episodio extra, così avrete ben 4 video e 4 shorts. Detto questo, direi di iniziare, vai, play! Woo! Allora amici, eravamo arrivati qua, molto bene, let's play. Che dobbiamo fare? Tra l'altro questa parte mi ricorda molto dove c'erano gli Smiling Critters in Poppy Playtime, capitolo 3. Dobbiamo girare questi cubi? Ma con quale ordine? Qui c'è una stella. Devo mettere la stella qua? No. Sì, qua c'è una stella viola. E è saltata la corrente. Vabbè ragazzi, promette molto bene ragazzi. Ve lo dico, ragazzi, io sento dei passetti sus terribili, io ve lo dico, ragazzi, ve lo dico, sta per arrivare un jumpscare di quelli proprio. Mi ha fregato ragazzi, perché io mi continuavo a girare perché mi immaginavo che sta infame ce l'avessi alle spalle, non davanti, e tra l'altro sanguinava pure. Ma era ferita? No, evidentemente ci deve essere un codice che non ho letto, perché dobbiamo risolvere il puzzle, ragazzi. Ah, ok, questo? Cerchio giallo? Cioè, l'idea è carina, per carità. Cerchio giallo, vediamo un po'. Ma le altre io come le trovo, ragazzi? Devono essere nascosti in giro? Ah, ma qui si va avanti! Ah, ragazzi, non l'avevo vista, vedi? Ah, ma posso saltare? Ah, che figo! Ok, stella rossa. Ok, triangolo verde, quindi triangolo verde, stella rossa. Ah, carino che ci stanno sti cosi, molto Poppy Playtime. Ok, stella rossa, stella blu, triangolo verde, va bene. Questo mi ricorda il trenino in Poppy Playtime capitolo 1. Ok, perfetto. Carina l'idea dei disegnini per indovinare il codice, molto molto carina. Questo luogo non è niente di assurdo, però riesce a metterti ansia lo stesso, eh? Ah, va bene, ok. Ma sta musica? E tu respawn? Ma ripartirò da qui, no? C'è un inseguimento alla Poppy Playtime, ci sta. L'unica cosa sus è che ho sbagliato strada e quindi mi ha fregato la grande. Ok. Allora, andiamo da questa parte stavolta. Scappiamo, via. Io scappo da sta parte, non mi fido. Ragazzi, via, io neanche mi giro perché... Via, cioè, la sento tantissimo, ragazzi, cioè proprio... te pareva, siamo morti. Ragazzi, non so se è la strada giusta, eh. Via! Oh! Siamo morti. Carina la musica sus con il fatto che lei fa questi versi assurdi, un po' come Huggy Wuggy nel primo capitolo, molto carina. Allora, l'unico mio problema è se questa è la strada giusta. Deduco di sì, perché lì sopra non ci posso arrivare. Quindi, per forza, lei sicuramente appare lì. Saltiamo per andare più veloci. Qui via così. Qui non possiamo fare altro, per forza, qua. Qui per forza, così.
anzi no, è sbagliata, non c'è modo là, eh? Allora ragazzi, a meno che... no, provate a saltare lì, non ci sono riuscito, mannaggia. Cioè, fino a qui secondo me è giusta la strada. Ma qui c'è un'altra... Ok, quindi c'è un altro percorso sus. Ok, io invece prima mi giravo male. Ah, sono caduto? No, ok. Ok. Ok, prendo tutto. Found... Ok, ho preso una testa di qualcuno. Ragazzi, la sento tantissimo alle mie spalle, sus, eh. Pazza quanto è lunga sta stradina. Oh, oh! Ragazzi, è più lunga da Kiwaki, sto coso. Ma ti rendi conto che mi stai inseguendo quell'affare o no? Oh, via, oh! Via, via! Ok... Welcome to the Ramblers Wranglers Registered Grill. Here we have plenty of amenities and... Okay. I can see in your facial tracking that you're scared. You're angry. Upset. Transparency is an important part of our policy here at Indigo Park. Ma non dice niente di questa cosa! Step out something. The park has been inactive for years. Employees stopped showing up. Guests too. But, I have an idea. I have access to the repair documentation in my database. Ah, meno male. I can't execute most tasks without authorization from a human user. You must have come here because the park matters to you too, right? Esatto, credo, forse esatto. Help me restore the park. I can see in your facial tracking data that you aren't a person. Mannaggia sto... Ooh, I'm so excited. Sto procione sus. Prima cosa, l'inseguimento mi è piaciuto, divertente. Con molte stradine sus, ok, carino. Chissà se ci sono altri percorsi, oppure tipo a Giwagi vai dritto e arrivi al sodo. Dentro di me sinceramente immaginavo, se no, che arrivavamo da una parte e questo affare non ci arrivava, no? Però che morisse malamente in maniera così splatter non me l'aspettavo sinceramente. È morta male, cioè è morta tipo Miss Delight, però con una marea di sangue, ripeto, veramente splatter, ragazzi, questa cosa. Ma quindi, domanda da un milione di dollari godosi, questo affare era umano? Cioè, era un tizio che aveva un vestito? Perché tutto sto sangue, cioè, ce l'hanno il sangue, perché vi ricordo tutti i cadaverucci che trovavano in Poppy Playtime, sono tutti giocatori che avevano il sangue dentro, quindi... Sus, bisogna capire qua, eh? Se questi sono mascotte sus, sono cloni, sono giocattoli tipo Poppy Playtime creati male. Quella mascotte puzzola potrebbe averli resi cattivi, sarebbe carina questa cosa. Se fosse stata un'altra mascotte e non gli umani. Il procione continua a dire che secondo me il villain è tipo il prototype in Poppy Playtime. Faceva finta di non vedere tutto questo, poi fa una battuta che no, sai, sono consapevole che le mascotte sono impazzite, va bene. Però volevo farti vivere questa bella giornata, sai, nessuno arriva in questo parco da tanto tempo, sus. E poi ci ha chiesto se lo vogliamo aiutare a far tornare il parco come una volta, quindi a capire i misteri di tutto questo. In fondo, qual è il vantaggio del procione? Uccidere chiunque entri qua dentro? Non lo so, sus. Però Molly non ha fatto una bella fine, se questa era la vera Molly, eh. Va bene. Ok, welcome to the crew, okay. Rookie Wrangler Registered. Your first official job as one of Rambly's Wranglers Registered is to get out of the Rambly's Wranglers Registered room. Head left towards the Rookie Wrangler Register security room to set yourself free! Phew, kind of exhausting to say that whole spiel. But Rambly's Wranglers Register is a registered trademark! Ci ha detto praticamente che dobbiamo andare via da questa zona sus. E non ci chiama per nome, perché noi non abbiamo un nome per adesso. Ci chiama tizio registrato random, che tra l'altro non dovevamo esserci noi qui. Quindi, meno male che ha aperto la porta, perché altrimenti morivamo male, eh? Quindi ci ha salvato tipo lui? Sus. E sono sicuro che ci mancano dei collezionabili, eh? That Rambly's Wranglers room is only accessible by Royal Wranglers. Okay. Maybe one day you'll grow up big and strong enough to enter it. Okay. But for now, don't. Ah, quindi questa è una porta sus dove non possiamo entrare perché ci serve un grado più alto. Ok. Chissà se salva i collezionabili oppure li devo riprendere tutti. Ragazzi, questo non si sa. Allora, amici, qui abbiamo qualche altra sorpresa? Mi ricorda un po' FNAF questo. Allora, cam 1, ci siamo stati, non c'è nient'altro. Cam 2. Pure lì ci siamo stati. Ah, ma guarda dove siamo riusciti. Ci manca quello che sembra il frutto. Il frutto che si prendeva quando abbiamo fatto il gioco. Possibile che non l'ho raccolto? Allora, ho ricontrollato al volo il video scorso. No, ragazzi, io l'ho raccolto questo dopo aver fatto il pezzetto dell'arcade. Io l'ho raccolto il frutto. A meno che non è quel frutto.
Paddle Plush. Peluche di Paddle, questo è un altro mascotte. È un peluche strano. Non sembra un prodotto della Indigo Park. Sicuramente non assomiglia a nessuno dei personaggi che abbiamo visto in questo parco. Magari un bambino se l'è dimenticato. Ah, quindi questo potrebbe essere un qualcosa, un personaggio che non c'entra niente col parco. Hey buddy, did you dig that out of the lost and found? Or was it in the trash? No surprise, I guess, that our park would dispose of a non-Indigo brand toy. I suppose he'd make playtime special for a child with poor taste, though. Ha fatto innanzitutto la battuta, se l'abbiamo trovato nella pattumiera quest'affare. Ha fatto un'altra battuta sul fatto che non è amico di coloro che portano mascotte di altri mostri in questo luogo. Ho sentito playtime, questa è una battuta sul proprio playtime. Scusa, fammela un po' risentire. Did you take that out of the lost and found? Or was it in the trash? No surprise, I guess, that our park would dispose of a non-Indigo brand toy. Okay. I suppose he'd make playtime special for a child with poor taste, though. I'll make special playtime special. Non lo so, ragazzi, se è una battuta su Poppy Playtime, non lo so. Comunque, poi abbiamo trovato questa maschera. Rumbly Head. Wow, che impressione. E beh sì, questi sono i vestiti che si mettevano delle mascotte, immagino. Questo deve essere uno, infatti, di quei costumi da mascotte che usavano nel parco. È ridotto male. Per certi versi è molto sospetto. Sono contento che abbiano ritirato queste cose. Beh, giustamente sono abbastanza inquietati. Vediamo che dice. Wow, where'd you find that? I've never seen anyone wearing one. Pretty snazzy. Ah, ok, non l'aveva mai visto. Ooh, looks like there's an audio recording tag with costume in my database I've never noticed before. Ok, ci sta facendo sentire un audio con scritto costume. You hear about the new mascots? The new mascots? Yeah, think it'll put us out of a job? I think so. Old sport. And right after we got this damn raccoon costume. Man, screw this place. I say we get our asses out of here and go straight to Vegas. Aw, come on. They didn't even document the Indigo inventory ID for the costume. Strano. I was really looking forward to that. What a useless recording. Deleted. È quasi come se quelli che si mettevano i costumi delle mascotte fossero arrabbiati con le mascotte vere. Quindi che hanno fatto? Hanno detto: ehi, siamo stanchi di avere tizi vestiti da raccoon, creiamo un mascotte raccoon, aliene, mutanti, e sostituiamole a quelle umane. Un po' come hanno fatto a Poppy Playtime, potrebbe essere. Ok, sus. E poi l'ultimo è questo affare, Retro Lloyd. Ah, quindi la versione vecchia del leone. Beh, ma te che simpatico, siamo uscito da Bendy. È sempre strano quando una compagnia crea merchandise che dovrebbe sembrare più retro. Lloyd ha un aspetto retro nei classici cartoni della Indigo, ma sicuramente non assomiglia a questo. Ah, la nostalgia vende, beh, è vero. I don't get why we even have those. Now why do they only make one of Lloyd? Is it because he's the loudest? I could be loud too! Where's my limited edition throwback plush? Where's Molly's? Where's Finley's? Give this mistake to a child and they'll cry. Ragazzi, io lo dico, questo procione non lo può vedere Lloyd. Insomma, si è arrabbiato tantissimo perché ha visto che il leone ha anche una versione retro, invece loro non ce l'hanno né lui, né Molly, né Finley. Va bene. Comunque loro tre sono amici, odiano il leone a quanto pare. Ok ragazzi, abbiamo trovato tutti tranne il frutto, quindi sussa questa cosa. E beh ragazzi, lo recupereremo nell'episodio extra, dove magari mi leggerò qualche informazione sussa. Eh sì, non credo sia nascosto qui, eh. Ok, siamo arrivati a Oceanic... Ok, ci stiamo entrando... Oh no, ragazzi, è gigantesco. L'avete visto quanto è grosso il pesciolone? Ragazzi. Hey, you okay? You look kind of tired. Do you need a moment? Don't worry, it's fine. I don't blame you for taking a rest after all that. Heck, I could go for a nice roll. E questo che è, scusami. Myself. But before you settle down, you up for a little survey to help us improve the park? Thanks for visiting Indigo Park. Hope all your dreams came true. If you've got some time and you're up for a lark, stick around for the Rambly Review. I'm here to offer my best to each valuable guest I have. Ragazzi, non ho parole! And lots of happy feedback ensures I get to exist. Let's try it. Were you satisfied with the rides? Yes or no? Were you satisfied with your guide? Ragazzi, ma era necessaria questa musichetta così assurda? Did your experience get you to tell a friend about us? Did I earn your trust? Indigo Park, there is a stark contrast. Finisce così, ragazzi. Ok, quindi ci confermano che ci sarà il capitolo 2. Sono veramente, veramente stupito
da questo giochino. Tra l'altro, guardate che finezza. Noi abbiamo finito il gioco, quindi non c'è più Molly che ci segue. Commentino finale. Allora, sicuramente giocheremo al capitolo 2, a mani basse. Cioè, Poppy Playtime ha molto più budget. Nonostante qui, anche se hanno tutto il budget di Indigo Park è andato per le animazioni di Rumbly, sinceramente sono stati soldi ben spesi, perché Rumbly è adorabile, nonostante secondo me sia il villain definitivo. Però ragazzi, sinceramente, anche qui io ci vedo del cuore, ci vedo dell'amore, vedo tanta fantasia. Però è carino, le mascotte sono carine. Ovvio, hanno lasciato molto spazio a Rumbly, a Molly, il leone, Sus. Ti fanno vedere pure Finley gigante. Chissà che succederà nel capitolo 2 quando andremo nella sua attrazione Sus sott'acqua. Cioè, rispetto a tanti altri, perché ce ne sono veramente un botto, ragazzi, di giochi di questo genere fatti con due soldi, però male, senza cuore. Questo invece è fatto palesemente col cuore, perché ci sono certi dettagli, Sus. La cosa dell'arcade è bellissima. E il fatto dei collezionabili, la lore, le interazioni, bello, bello, bello. Curioso anche su come potrebbero essere diventate cattive queste mascotte, se per via umana o via per quella puzzola Sus. Però veramente carina, e probabilmente ce lo rigiochiamo tutto quanto in un altro episodio extra, perché a sto punto vi voglio capire quel collezionabile mancante, il frutto, che cos'è. Però dai, per prima volta prenderli tutti tranne uno, insomma, mi ritengo abbastanza soddisfatto. Abbiamo pure sentito tutti i dialoghi, letto tutto. Molto molto carino. Non credo di registrarlo adesso, perché preferisco informarmi un attimo, così magari nell'episodio extra vi racconto qualche retroscena su chi sono i ragazzi che hanno fatto questo gioco, dove sta il frutto, magari leggo qualche teoria. Ce ne sono altri, vi raccontavo, di giochini brevi horror così, sempre di questo genere, mascotte horror carini, che dovrebbero uscire quest'anno. Uno non mi ricordo come si chiama, uno che ha il nome Frankie, che vi ho raccontato, mi sa nel primo episodio, un reality game dove noi dobbiamo sopravvivere. C'è questa specie di mascotte coniglio mannara che si allunga con delle molle. Poi c'è quello dello zoo, che dovrebbe uscire a fine anno. Ce ne sono alcuni che mi avete consigliato voi che sono brevi ma sembrano molto spicy. C'è uno dove lavoriamo in una specie di hamburgeria tipo McDonald's, e in questa hamburgeria ci sono delle mascotte strane. Sembra stranissimo, quello sembra veramente violentissimo. Poi ci sarebbe Until Dawn, che pure lo vorrei giocare, però con calma. Poi un altro che si chiama Joyville, che hanno aggiunto pure il 2, che pure quello sembra identico a Poppy Playtime, però c'è una specie di creatura gialla. Ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito questa serie simpatica e ci vediamo nell'episodio extra di Indigo Park, dove recupereremo il frutto, parleremo un po' di mostri e sicuramente avremo tempo e modo per parlarne in futuro incredibile. Ragazzi, che cosa c'è con voi? Ci vediamo al prossimo episodio.